E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi vi andrò a presentare 5 addon che secondo me sono particolarmente essenziali per giocare correttamente a World of Warcraft. Adesso per correttamente intendo ovviamente in base a come ho sempre giocato io, come gioco io su World of Warcraft, in base alla mia esperienza. Ovviamente che se voi siete degli amanti sfrenati, non so, del PvP e giocate sempre in arena, sicuramente le vostre preferenze di addon saranno alte. Lo stesso principio vale se voi siete dei rider spaventosi e giocate sempre solo per il ride, o magari siete degli healer semplicemente, oppure dei tank, avrete sicuramente degli addon che per voi sono più utili rispetto a me, che sono un DPS che non sono né un particolare amante nel PvP, diciamo simpatizzante, né un particolare rider, diciamo. Gli addon che mi andrò a presentare oggi saranno 5, rispettivamente Deadly Boss, Recount, Titan Panel, World Quest Finder e Bartender. Intanto sta sto coglione che mi sta seguendo a 2 ore. Ma cosa cazzo sta facendo? Guardalo! Guarda! Carino e puccioso lui, ma adesso andiamo al primo addon. Il primo addon che andremo a vedere si chiama Deadly Boss Mod. Una volta che l'avrete scaricato, e vabbè, semmai farò anche un brevissimo video su come scaricarli, ma comunque vi lascio tutti i link in descrizione di course di ogni addon, così che riusciate a trovarli facilmente. Riguardo Deadly Boss è semplicemente l'addon più utile per quanto riguarda i raid, perché andando a premere / Deadly Boss Mod vi si aprirà questa schermata in cui ci sono tutte le impostazioni che riguardano ogni boss di ogni espansione, fino a un certo punto ovviamente. Io perché sotto a Mist of Pandaria l'ho tolto, ma anche questi praticamente potete anche toglierli, perché i boss di Pandaria li fate proprio a mani basse, mentre quelli di Draenor già alcuni no. Qui esattamente su ogni istanza vedi Tomb of Sergeras, Nighthold, Trial of Valor. Questo è, cioè, penso l'ultimo raid, una roba simile. Qua c'è la impostazione per ogni boss e vedete qui c'è scritto warning, vuol dire che praticamente ogni spell che fa vi arriva una sorta di avvertimento, che di solito, non so, vi dice o vi fa un suono semplicemente, tipo allarme, oppure mi fa il controllo alla rovescia e fa 3, 2, 1, poi esplode mezzo mondo. La cosa favolosa di questo mod è che non dovete fare un cazzo. Per me, che non ho voglia di fare niente, né di mettermi a smanettare lì con le varie impostazioni, questo semplicemente lo andate ad aggiungere e fa tutto da solo. Voi entrate in raid, basta che voi lo attiviate appena l'avete installato, dove si mettono tutti gli addon all'inizio. Lo attivate, attivate tutte le espansioni che vi riguardano e potete semplicemente escludere le altre e il gioco è fatto. Voi entrate in instance, ogni boss vi fa il countdown in certe cose, vi dice spostatevi dalla bozza, spostatevi a destra, cambiate target, focussate gli add, con tutti, diciamo, annunci in mezzo all'interfaccia, così che non potete non vederli se non li vedete, vuol dire che siete orbi. Boh, addio voce, orbi. E questo è quanto, praticamente Deadly Boss in parole molto molto povere è questo. Passiamo ora a Titan Panel, che è un addon prettamente di utilità, diciamo, non ha una grossa incidenza sul vostro gameplay. E l'ho già annunciato in qualche video fa, praticamente riguarda questa striscia che ho qua sopra. Prima mi ricordo che si doveva scaricare un piccolo addon che praticamente dava le coordinate sulla mappa. Adesso, grazie a Titan Panel, ce l'avete già qua in alto a sinistra, come potete vedere, che si spostano, come mi sposto io, vedete che cambiano le coordinate. Andando qui sopra vedete tutte le informazioni riguardo all'esperienza. Ovviamente se state a 110 non me ne frega un cazzo, perché se siete già a 110 quindi non è che potete livellare all'infinito. E vi dice, che ne so, il totale del tempo che avete giocato, il totale del tempo che avete giocato in questa sessione, l'esperienza che serve per questo livello, ma dico, non c'ha senso. E tutti questi altri parametri che comunque se al 110 non mi riguarda, ma se state livellando un personaggio è molto carino e simpatico vedere. Vi fa una stima qui di fianco di quanto tempo ci vorrà ancora, seguendo questo ritmo di presa d'esperienza, per livellare. I gold, lo stesso, fa una specie di stima con i gold che avete e i gold che potenzialmente potete fare per ora, ma queste pure sono stime che secondo me non c'hanno molto senso, però è sempre una cosa carina. E poi vi tenete sotto controllo i gold dall'alto. Questo anche è molto comodo, che vi dice praticamente quanto spazio avete occupato nelle bag. E se ci cliccate col sinistro sopra ve le apre direttamente tutte. Questa pure è un'altra cosa interessante. Qui avete la durabilità degli oggetti e il costo di repair di ogni, diciamo, oggetto. Poi scorrendo qua a destra avete tutti i vari controlli del volume. Invece di stare magari ogni volta ad aprire il volume del gioco proprio, andate qua su, semplicemente cliccate col sinistro e vi divertite con sta robetta qua. Come potete vedere qua a destra ci sono altre cose che potete mettere.
Però comunque è un addon di utilità, di non eccessiva esigenza. Io l'ho messo ultimamente perché è molto comodo, mi piace vedere per esempio le coordinate che magari su alcune quest vi dicono guarda, ci sono queste coordinate, devi andare qui. Tu devi stare lì a smattire, Dio mio, cerca le coordinate del cazzo. Invece queste qui a posto easy, poi c'è anche il luogo. Il prossimo addon che andremo a vedere è Bartender, un addon che mi avete chiesto in tantissimi. È l'addon che uso per praticamente spostare tutte queste spell come voglio io. Una volta scaricato vi apparirà questa specie di boccale di birra, non è una specie, è un boccale di birra, che se ci cliccate col sinistro semplicemente vi farà spostare tutte le varie barre che a vostra scelta, quante ne avete messe e dove vi pare. Il bello è che potete metterle dove cazzo vi pare, cioè potete fare tipo così, capito? E quindi sta un po' a voi come metterle, come vi sta più comodo. Io l'ho sempre messo così perché è un similare della composizione normale che diciamo ce l'ho nella parte bassa e davanti ho tutto libero. Se voi invece ci cliccate col sinistro vi si apre questo menu e praticamente potete aggiungere tutti qui fino a 10 barre e praticamente farebbe un casino. Io ne ho messo semplicemente 3 perché il paladino non ha tante spell, quindi non devo stare attento a chissà quale roba. Il micro menu è questo qua sotto, quindi dove ci sono tutte le classiche impostazioni, Gilda, carattere. Intanto quanto cazzo è figo Argus, ho visto ovunque, bellissimo. Il pet bar non mi riguarda perché non sono né un hunter, né un mago, né un lock. Il vehicle bar è questa cagatina qui che vi permette di scendere da, che ne so, da una mount di un amico per esempio. Poi avete la Blizzard Art Bar che secondo me è una cazzata inutile, che è questa qua sotto, ma vi dico, è inutile, perché sì, perché lo dico io. E la barra dell'esperienza che ormai a me non mi interessa più perché state al 110 appunto. Potete settare anche i profili, quindi per esempio, e quindi magari se voi avete su un altro personaggio un'altra tipologia di spell e quindi vi servono più barre e tutto quanto, vi impostate il profilo su quel personaggio e lo andate a mettere. Ho il profilo impostato infatti su questo personaggio, sull'altro non ce l'ho però vabbè, qui intanto ce l'ho impostato in modo che se magari cambio con un altro non mi fa casino. Spostandoci in questa sede, alcuni potranno già capire di che addon sto andando per parlare, è Regound. Andando a fare slash Regound, se ce la faccio. Ah no, era Regound Show, ok. Non è da settare, praticamente Regound è un contatore di DPS, di Friendly Fire, non ho mai capito che cazzo è. I danni che prendi, le cure, l'absorb, le cure che ricevi, l'overhealing che è diverso dall'healing done, perché se io spammo Flash of Blight su un target, anche full vita, avrò l'overhealing a 2000. Mentre l'healing done è le cure effettive, quindi la vita rigenerata di un personaggio. Vabbè, le morti che avete fatto, il dot uptime, non ho mai capito che cazzo è, l'hot uptime uguale. L'activity, quindi magari se un personaggio fa molte cose, cura, scuda, fa un sacco di roba, qui sarà sicuramente un valore alto. I dispel, che è molto importante perché sui raid magari già dispellare la gente non lo fa e quindi qui puoi controllare chi lo fa e chi no. I dispellati. Gli interrupts uguale stesso principio, la gente non interrompe le spell dei nemici e ci ghioppate, qui potete vedere chi lo fa e chi no. I res. Vabbè, il mana, l'energy, rage, queste cagate insomma sono abbastanza inutili. E il damage done e il DPS, il famosissimo DPS. Quindi se noi andiamo ad attaccare questo coso, vedete che iniziano ad apparire dei numerini. Questo significa che voi potete controllare il vostro DPS e il DPS del raid, del party, del vostro amico, di qualsiasi persona che sia in vostro party. E vedere quanto DPS fa. Ma cazzo di DPS sto facendo? Ma non 1.200.000 senza GT? Vabbè, 110 inutile. Adesso ultimamente va di moda un altro addon che ha la funzionalità simile a Regound, che si dice sia più preciso, però non mi ricordo il nome. Magari qualcuno di voi che sta guardando questo video lo conosce anche. Io sono usato Regound più o meno abbastanza preciso, cioè se sbaglio 100 DPS sinceramente non me ne frega un cazzo, però vabbè. Ma perché non mi fa usare la cazzo di Hearthstone? Ma guarda tu! Ma che PvP istanza che non sono in PvP istanza? Per il prossimo addon passiamo in un'altra sede. Allora, sono arrivato qui ad Argus perché praticamente per il prossimo addon che si chiama World Quest Finder, che sicuramente moltissimi di voi conoscono perché da quando sono uscito da Broken Isles sarà scaricato penso mezzo mondo. Ecco, esatto, World Quest Finder, World Quest Group Finder. Voi appena arrivate vicino a una World Quest come adesso, vi fa questo auto invito, diciamo, se voi cliccate lì in mezzo oppure aprite, diciamo, la vostra finestrella delle quest, vicino alla world quest qua c'è questo occhietto, voi basta che cliccate qui, vi si riapre questa finestrella, cliccate qua e vabbè, adesso c'è scritto non ha trovato nessun gruppo, però comunque
vi metti in gruppo anche con altri server. Infatti, di solito cambia server, vincula se avete qualche drop da qualche mob. Quindi prima lootate e poi cercate parti. Ecco qua l'agente che arriva, è veramente velocissimo. L'agente viene trovata su ogni tipologia di server di tutto il mondo. Quindi c'è sempre gente che gioca tutte le ore, sempre, continuamente. Di conseguenza è molto più facile questare. Vi assicuro che è una cosa semplicissima con questo mob. A me mi ha cambiato mod, no mob. Mi ha cambiato veramente la vita. Io senza probabilmente non avrei fatto un quarto delle world quest che ho fatto fino adesso. Ma siccome adesso col cazzo che ci voglio fare le world quest, non le faremo lo stesso. Potete anche trovare un altro gruppo andando a cliccare qui, Search Another Group. Voi andate a cliccare qui, vi sgruppa e vi rifà questa cosa. Voi un'altra volta aspettate, a volte dovete cliccarci a manetta. Accettate, danno e vi ha trovato un altro gruppo di un altro server, magari. Quindi vi cambierà di nuovo server. Ma vi giuro che questo ve lo consiglio veramente tantissimo. È quello che vi consiglio di più di tutti insieme a Deadly. E io non ho fatto un cazzo, guardate. Solo stando in party, mi ha dato questo item e non ho fatto assolutamente un cazzo. Li vado al party, prenderò questa esperienza e ciaone. Questo è quanto, ragazzi. Questi sono secondo me i principali add-on, i 5 principali add-on da dover avere per forza sul vostro account, sul vostro personaggio. Come ho già detto, questo è un come ho già detto, questa è una classifica, diciamo, prettamente personale sul mio stile di gioco, su quello che faccio io. Di conseguenza ci sono altri add-on che potete integrare a questa lista. Però sono sicuramente 5 potenziali valide scelte. Detto questo, io vi ringrazio come sempre tantissimo per la visualizzazione. Sarebbe bellissimo se riuscissimo ad arrivare a 1000 iscritti prima del Games Week, ma anche esattamente una settimana precisa da oggi. Sono sicuro che riusciremo a fare questi 40 iscritti in questi 7 giorni. Quindi noi ci vediamo nel prossimo video come sempre. Ciao a tutti, ragazzi.